Settimana di riunioni per le commissioni permanenti del Consiglio regionale della Toscana. La terza torna a parlare di salute dopo gli stati generali della sanità che sono svolte nel 2021. Si lavora alla risoluzione finale da portare in Consiglio per impegnare la Giunta a prendere atto dei suggerimenti emersi nel percorso partecipativo. Durante questa seduta abbiamo dato il parere alla variazione di bilancio che andrà in discussione nella prossima seduta consiliare. Sono state illustrate alcune mozioni e abbiamo riavvalutato una serie di emendamenti rispetto alla risoluzione conclusiva del percorso degli Stati Generali della Salute, percorso che abbiamo condotto da maggio a tutta l'estate, fino alla fine del 2021, con tante audizioni, e ora la risoluzione sta cercando di mettere insieme tutti quelli che sono gli indirizzi necessari per dare un input al lavoro della Giunta in materia di politiche della salute. Il 31 marzo dovremo fare la seduta conclusiva nella quale approviamo il testo definitivo della risoluzione degli Stati Generali, che poi andrà in un Consiglio regionale diviso in due parti: una prima parte dove cerchiamo di invitare anche il Ministro, di analisi generale dei dati rispetto alle politiche della salute in Italia e in Toscana, e una seconda parte nel pomeriggio di discussione consiliare e approvazione del testo. Diciamo che la cosa principale è stata un punto sul discorso della risoluzione che sta ormai per vedere la luce riguardo agli stati generali della sanità. Devo dire che noi come Lega abbiamo presentato 11 emendamenti, 8 di sanità e 3 trasporti e sociale, e non abbiamo trovato un'opposizione da parte della maggioranza, quindi credo che possiamo arrivare a un documento condiviso. Sicuramente ci sono delle cose su cui non ci troviamo, però credo che affinché possa vedere la luce un documento unitario, ci abbiamo lavorato quasi un anno, penso che possiamo trovare una quadra. In Commissione Cultura è stato preso in esame il bilancio 2020 della Fondazione Sistema Toscano, via libera a maggioranza con il voto negativo dei gruppi di minoranza. La Presidente spiega il ritardo con cui l'atto è arrivato al voto. Oggi in Commissione abbiamo approvato il bilancio consuntivo 2020 della Fondazione Sistema Toscana. L'atto è arrivato un po' tardi per tanti motivi, perché c'è stato un avvicendamento nella direzione, perché la pandemia comunque ha portato a un rallentamento di tutte le nostre attività. Non c'è dubbio però che abbiamo potuto constatare un volume di attività crescente per la Fondazione Sistema Toscana, principale in-house operativa in ambito culturale, a cui affidiamo molto del nostro lavoro anche di comunicazione, di rapporto con le relazioni esterne, oltre che di governo di settori come il cinema. Un volume di attività crescente negli anni, che aumenterà ancora. Prossimamente vedremo il piano operativo per il 2022, e un'articolazione dell'amministrazione che si sta dimostrando efficace, necessaria e anche come interlocutore assolutamente adeguato con tutto il vario mondo degli operatori in ambito culturale e di promozione culturale. Fondazione Sistema Toscana, bilancio, il nostro voto è ovviamente negativo. Il fatto stesso che il bilancio del 2020 arrivi a marzo 2022 è emblematico, vuol dire che all'interno ci sono grosse problematiche. Noi da sempre riteniamo che Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione dovrebbero forse essere nella stessa regia, bisognerebbe fare un ragionamento per vedere se si riesce a metterle insieme. In Commissione Ambiente invece si è parlato del futuro del parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli con l'audizione dei vertici dell'ente regionale. L'audizione che c'è stata in Consiglio su richiesta della collega Montemagni dei rappresentanti dell'ente parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, in particolare sulle problematiche legate proprio al lago di Massaciuccoli. È stato molto importante perché durante l'audizione il presidente Lorenzo Bani e il direttore Gaddi hanno messo in evidenza una serie
una serie di prospettive che ci sono su quel lago, così come una serie di criticità. Abbiamo evidenziato anche come Commissione la necessità di dare priorità alla questione delle acque del lago, anche dal punto di vista proprio del colore, alla fitodepurazione, partendo proprio dai dati aggiornati che devono essere messi in evidenza. Anche la sistemazione delle strutture è naturalmente importante, in particolare i barchini che raccontano una storia di quel territorio, di quelle persone, manufatti che sono le bilance, insomma sono tanti gli argomenti che sono stati affrontati. Abbiamo anche messo in evidenza il fatto che il 30 di marzo ascolteremo di nuovo i rappresentanti del parco insieme al sindaco Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, sul progetto della ciclovia. Naturalmente all'audizione parteciperanno i rappresentanti del parco per un confronto a tutto tondo. Su questo abbiamo preso l'impegno, lo faremo il 30 di questo mese. Le opposizioni hanno invece posto l'accento sulle proposte di modifica della normativa in tema di valutazione di impatto ambientale. Il Partito Democratico, dopo aver ingessato la Toscana con norme e leggi assolutamente difficili da realizzare, ha tentato, per cogliere l'occasione del PNRR, di fare una scelta irrazionale e troppo ambiziosa, cioè quella di eliminare la VAS e la VIA, cioè la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale, saltando a pie pari anche le competenze dei comuni in materia di pianificazione. Un'operazione che gli stessi uffici legislativi della Regione hanno giudicato inappropriata, costringendo il Partito Democratico a ripresentare nuovamente la legge, nella proposta di legge, nella quale è riemersa la valutazione di impatto ambientale perché è di competenza statale. La VAS continua a essere esclusa, ma soprattutto si è cercato, con una soluzione un po' pasticciata, di recuperare almeno in parte il ruolo dei comuni. Noi riteniamo che tutte le semplificazioni che vanno ad aggiungere la possibilità per i territori, coerentemente con le scelte fatte dai sindaci di governo dei loro territori per raggiungere gli obiettivi e quindi fare le opere previste dal PNRR, siano positive. Ma naturalmente non siamo convinti ancora della procedura che prevede un atto di ratifica da parte del Consiglio Comunale in caso di varianti, cioè di modifiche del piano regolatore al di fuori del perimetro urbanizzato, e non siamo ancora del tutto convinti della totale esclusione della VAS da opere che potrebbero avere un impatto sul territorio. Per questo motivo teniamo alta l'attenzione, abbiamo chiesto che siano audite le associazioni e anche i rappresentanti degli enti territoriali in commissione, affinché questa discussione sia una discussione seria, perché il tema del PNRR è centrale per lo sviluppo della nostra regione, ma è vero anche, come hanno riconosciuto il Presidente Giani e lo stesso Presidente Zaia del Veneto, che le condizioni in cui il PNRR è nato sono cambiate radicalmente con la guerra in Ucraina, basti pensare al costo delle energie e dei materiali, e che quindi i tempi e le modalità di attuazione di questo grande piano devono essere riviste nell'interesse dei toscani e dell'Italia. Questa è la copertina del libro, che questa è fatta, è la copia originale, Stati da Danzante di Mazara del Valle, e questa è un'opera che rappresenta il Salto Lungo. Altre decine di opere insieme a queste da stamani 16 marzo esposta a Palazzo del Pegaso a Firenze. Disegni questi curati dagli studenti appartenenti all'Istituto Comprensivo di Gambassi Terme e Montaione, che racchiudono in sé un grande significato che va nella direzione dell'inclusione sociale abbinata allo sport e alla cultura, ma anche, visto il periodo conflittuale, della speranza. Speranza da un lato e dall'altro un messaggio di grande forza. È un viaggio bello che è passato nella redazione di un libro. I am perfect o imperfect, si può leggere in due modi differenti. Io sono perfetto o imperfetto, non c'è perfezione o imperfezione, c'è l'uomo, c'è ciascuno di noi, c'è la donna, c'è la persona al centro. E questa mostra stupenda rappresenta il volto dell'Italia migliore. Tema a fare da filo conduttore fra le varie opere, gli atleti paralimpici. Persone che nella loro vita si sono trovate davanti a degli ostacoli e li hanno saputi, diciamo, affrontare, appunto ottenendo dei grandissimi risultati. È un messaggio molto importante quello che il professor Catone, con questo progetto che si chiama Oltre Rete, ha voluto insegnare ai nostri ragazzi. Il messaggio che cerchiamo di far passare con questa mostra significa sicuramente aprirsi all'altro, aprirsi al rispetto dell'altro, anche andando incontro a chi ha delle diverse abilità. Progetto, come accennato, adottato dal Comitato Paralimpico, che lo ha portato fino a Tokyo 2020 sotto forma di libro, oggi quindi ampliato in un'esposizione completa. Il Comitato Paralimpico Italiano lo ha portato a Tokyo assieme alle nostre nazionali.
Devo dire che il libro ha portato fortuna perché abbiamo avuto un record di medaglie sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi. E poi il consigliere regionale toscano ci ha concesso questo bellissimo spazio per poter mostrare gli originali di queste opere. E sottolineo opere perché spesso i lavori dei ragazzi in ambito scolastico sono considerati semplicemente degli elaborati da valutare. Invece in questo caso ci troviamo di fronte proprio delle vere e proprie opere dell'ingegno che dimostrano già dei ragazzi di 11, 13, 12, 13, 14 anni sono in grado di raccontare la società, di parlare di temi alti e di far sentire la loro voce a qualsiasi livello, insomma. L'uguaglianza non è un'utopia, ma un obiettivo vero da raggiungere, afferma Rachele De Prisco. Importante agire da subito e a partire dai giovani. Si tratta di un argomento fondamentale e importantissimo nei giorni nostri, che rende questi studenti portavoci di un messaggio molto importante, soprattutto nei giorni nostri, direi. Lo sport è da sempre considerato lo strumento che al di sopra di tutto ci porta l'identificazione della propria personalità e la socialità. Lo sport attraversato attraverso il messaggio della disabilità che porta all'unicità e all'inclusione diventa di un valore inestimabile. Raccontato attraverso questi quadri meravigliosi e raccontato attraverso questo progetto che si porta avanti da anni e che è un progetto vincente proprio perché ci insegna, a partire da questi ragazzi che sono il nostro futuro, quali sono i reali valori che oggi devono portarci a parlare di uguaglianza sotto tutti i profili. Fenomeno Val d'Orcia, un paesaggio iconico, uno dei più noti a livello internazionale, un valore aggiunto per il territorio toscano. Il libro di Lorenzo Benocci e Cristiano Pellegrini racconta questa storia, un percorso di crescita, una consapevolezza di abitare un territorio straordinario, le potenzialità ma anche i limiti. Il volume è stato presentato a Palazzo del Pegaso alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli. Fondamentalmente spiega come si è creato valore nel tempo, come negli anni si è conservato questo valore e come questo valore può, a mio avviso, essere redistribuito fra quelle persone che vivono la Val d'Orcia. Per me è un onore poterlo presentare qui in Consiglio regionale con gli autori, perché la Val d'Orcia è stata riconosciuta dal Consiglio regionale come un territorio economico, turistico, un ambito speciale che è il più piccolo della Toscana, ma nel contempo produce il più alto valore aggiunto di ricchezza della Toscana. Quindi la soddisfazione di vedere un testo che racconta questo percorso che la politica ha saputo riconoscere e nel contempo le istituzioni hanno il dovere di valorizzare. Così invece i due autori. Valore Val d'Orcia è un saggio giornalistico che parla appunto della Val d'Orcia dal punto di vista economico e sociale, di come questa zona al sud della provincia di Siena sia cresciuta in modo esponenziale negli ultimi 30 anni dal punto di vista appunto economico, sia in appeal, in brand, quindi è sempre più conosciuta grazie alle proprie icone paesaggistiche, i cipressini di San Quirico, il potere Belvedere, la cappella di Vitaleta, è stata la location di film di grande successo come ad esempio Il Gladiatore, film da 6 premi Oscar, una location che oggi è visitata da turisti di tutto il mondo. Negli ultimi 30 anni la Val d'Orcia è cresciuta anche nelle strutture ricettive, aveva 47 strutture in tutti e 5 i comuni della Val d'Orcia nel 1992, ne ha oltre 500 oggi. È un saggio giornalistico che prova a dare la risposta alla domanda delle domande, perché questo paesaggio negli ultimi 30 anni ha acquistato questo valore universalmente riconosciuto nel mondo, quali sono, diciamo, i limiti che si possono raggiungere in uno sviluppo che è un valore che non è soltanto sociale, psicologico, ma anche soprattutto economico, e è uno strumento che mettiamo nelle mani degli amministratori perché possano farne un buon uso.